Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. La celebre conduttrice ha condiviso il suo recente percorso di salute, dopo due mesi di assenza dai social media. Questa assenza era dovuta a un improvviso ricovero in ospedale che si è rivelato essere un momento critico. Nel suo post ha descritto la sua esperienza, affermando che, dopo quanto mi hanno diagnosticato altri due mesi, sarei morta. Ha voluto condividere il suo racconto sulla malattia per sensibilizzare gli altri. Bonaccorti ha svelato che all'inizio i sintomi sembravano banali, come una forte stanchezza e mancanza di fiato, che attribuiva a una leggera depressione e all'età. Successivamente, ha avvertito un terribile prurito in tutto il corpo, che l'ha spinta a consultare un medico. Quest'ultimo ha scoperto un calcolo renale che, sorprendentemente, non le aveva causato dolore. I medici hanno approfondito l'indagine e hanno scoperto un problema al cuore, un'informazione scioccante per la paziente. Sono stati eseguiti ulteriori esami, tra cui un attacco e una coronarografia, che hanno rivelato un grave ostruzione delle arterie. Bonaccorti ha condiviso che un paio di mesi in più e avrei potuto lasciare questo mondo. I medici hanno agito tempestivamente ed eseguito un'operazione che ha salvato la vita della conduttrice. Nel suo post, ha espresso profonda gratitudine allo staff del Policlinico Gemelli.